un nuovo polo sportivo per il nuoto, il tennis e in generale per l'aggregazione sociale e ricreativa dell'intero territorio comunale. Il comune di Greve in Chianti è fra quelli nella città metropolitana di Firenze che ha presentato progetti per investire nel settore sportivo i fondi del PNRR. Un progetto da 2,2 milioni di euro, 1,8 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo già avanti con la progettazione per rispettare i termini e andare prima possibile in gara il progetto che è già stato finanziato, quello che riguarda piscina, tutta l'area sportiva della piscina comunale e dei campi da tennis. Per la piscina comunale andremo presto in gara, per la parte tennis è già stato dato l'incarico per la progettazione, perché come sappiamo i tempi sono strettissimi e bisogna davvero, visto che abbiamo ottenuto finanziamenti, bisogna davvero correre. Siamo in attesa di altre risposte per altri finanziamenti che abbiamo richiesto legato al PNRR, legato al progetto di rigenerazione urbana. Stiamo cercando di correre e di poter essere pronti a quello che potrebbe essere un'opportunità quasi unica anche per il nostro territorio. Lavori importanti sono in vista poi nell'edilizia scolastica nella frazione di Panzano, dove verranno ristrutturate la scuola primaria e dell'infanzia. Credo che sia l'intervento più importante da 20 anni a questa parte, sono oltre 2 milioni di euro nella riqualificazione, nella ristrutturazione della scuola primaria e dell'infanzia di Panzano, dove ci sarà una demolizione, una parziale demolizione con ricostruzione per un riadeguamento statico e sismico alle normative attuali. Nel frattempo stiamo lavorando, e devo ringraziare per questo la disponibilità anche della parrocchia, perché stiamo insieme portando avanti anche in quest'estate i lavori per riportare a Panzano l'infanzia nei locali della parrocchia, perché i lavori, essendo lavori veramente importanti, impiegheranno come minimo un paio di anni. Ma gli interventi pubblici a Greve sono molteplici e in vari altri settori. Nel frattempo stiamo portando avanti diversi interventi pubblici che da tempo erano attesi dalla nostra comunità, la riqualificazione dell'area a parcheggio del Piazza della Resistenza, dove stanno ultimando lavori anche fondamentali per quanto riguarda l'aspetto turistico, così come tutta una serie di altri lavori pubblici che davvero stanno trasformando il nostro territorio. Greve ha ovviamente un'anima agricola, con la produzione del vino Chianti che è un'eccellenza assoluta. Il numero di aziende certificate biologiche è in media intorno al 50%, in alcuni casi, come a Panzano, del 90%. E così la prospettiva nuova che si sta dando il territorio è proprio quella del distretto biologico. Con il biodistretto le amministrazioni comunali del Chianti stanno procedendo a predisporre tutti gli atti per avere il riconoscimento regionale di distretto biologico. Noi siamo il primo biodistretto vitivinicolo d'Italia e a seguito di questo è nato il biodistretto del Chianti e dal biodistretto del Chianti ora stiamo portando avanti l'ultimo tassello, che è il riconoscimento del distretto biologico in base alle normative della regione toscana. Tra le prime aziende ad avere la certificazione bio, le cinciole di Panzano. Di fatto nel 2012 il territorio di Panzano e quello di Greve è stato il primo biodistretto vitivinicolo italiano. Abbiamo naturalmente pensato che il passo successivo potesse essere quello di creare un biodistretto chiantigiano che comprendesse per l'appunto tutti i comuni insistenti nel nostro territorio. Stare in un ambiente biologico e quindi preservato da quello che possono essere comunque l'utilizzo indiscriminato di insetticidi o volgarmente detti pesticidi, chiaramente non fa bene al territorio, ma non fa bene a chi ci lavora, ma non fa bene nemmeno alla gente che vive qui. Quindi invece rendere un'area più salubre e un territorio meno inquinato fa bene anche a coloro che ci soggiornano temporaneamente, cioè i nostri ospiti, i nostri turisti,
potranno preferire questo ambiente ad un ambiente certamente meno salubre. Territorio anche a vocazione turistica, con numeri che sono tornati a superare quelli del 2019, il Comune prepara per l'estate 2022 un cartellone di iniziative che interessano l'intero territorio. Saranno tante le iniziative che porteremo avanti, tra concerti, collaborazioni con i commercianti, i ristoratori. Qui ci sarà per esempio lo street food, organizzato insieme al Centro Commerciale Naturale e non solo. L'obiettivo che abbiamo per quest'estate è quello di ovviamente ripartire a pieno regime, a rivivere in pieno le nostre piazze e a rivivere la socialità che insomma ci mancava e ci manca. E proprio per la riscoperta del territorio con un passo lento, quello della mountain bike, nasce una nuova manifestazione, la Chianti Down Country. Una manifestazione mountain bike senza cronometro. L'idea è quella, dopo anni passati sui campi di gara delle Gran Fondo Marathon in tutta Italia, è quella di divertirsi alla scoperta del territorio in un percorso lungo, divertente, che mette alla prova il nostro fisico, ma che ti faccia scoprire le bellezze del Chianti, dalle fantastiche strade bianche, i vigneti, i nostri boschi fantastici con dei single track veramente divertenti e dei borghi unici, Vertine, Volpaia, Panzano, Montefioralle, Badia Passignana e via dicendo.